L'umanità è fatta di individui. Gli individui hanno le loro virtù e i loro limiti, le loro capacità e i loro difetti. Talvolta i difetti diventano reati ed è evidente che occorre giudicare, occorre punire, occorre anche avere una certa indulgenza. Quelli che parlano in generale di mafia sono come mossi da un principio che vede loro come titolari del bene e i mafiosi come titolari del male, è anche giusto, ma crea una distorsione per la quale gli individui nella loro generalità, con i loro limiti, con i loro meriti, con le loro virtù, sono persi di vista, perché il mafioso è un'entità astratta negativa. E se è mafioso si può capire. Quindi chi fa le dichiarazioni contro la mafia, contro i sospettati di mafia, contro i collusi di mafia, contro coloro che, vedi le dichiarazioni di vari Barbacetto e Scanzi, come Berlusconi, avrebbero dato soldi alla mafia, non si capisce in che modo. Quando si parla di quelli si parla del male, presumendo di essere il bene. Quindi il bene parla, il bene è innocente, il bene è nobile, il bene è pulito, e dall'altra parte c'è il male, senza vedere bene come si manifesta. Ora, si può condividere che un mafioso va guardato con disprezzo e che deve essere tenuto lontano dalla società e soprattutto dall'amministrazione della società e quindi dall'attività politica, e che molti politici sono stati collusi con la mafia e quindi hanno portato il mondo degli affari e il mondo della violenza dentro le amministrazioni, cosa dentro la politica, cosa di per sé intollerabile e spregevole. Però dobbiamo cominciare a vedere, tornando agli individui, quello che è indagato per mafia, quello che è avvisato per mafia, quello che sta per molti anni sotto inchiesta e che alla fine risulta innocente. Un nome ce l'ho, 30 anni di inchiesta, assolto da tutto, continuamente ritornando sugli stessi temi e riaprendo processi apparentemente già chiusi, si chiama Calogero Mannino. Beh, lui ha ragione di lamentarsi di aver avuto, dopo una carriera politica onorevole, un lungo periodo, quasi 30 anni in cui è stato sotto processo. 30 anni sono troppi per qualunque individuo, sono una vita. Se un individuo è colpevole bisogna saperlo e istruire un processo che si risolva in tempi tali da consentirgli di pagare con una pena quello che ha fatto. Se è innocente deve essere liberato subito, non se ne può fare una vittima e soprattutto non si può più chiamarlo mafioso sull'onda di un'inchiesta che di mafioso ha solo la lunghezza e quindi l'estenuante ripetizione di parole che significano il male, significano la colpa, significano l'essere spregevoli. E quindi io sempre nelle questioni relative alla mafia ho preso la parte, mi ricordo il caso Contrada, che anche ultimamente è stato prosciolto dopo decenni da chissà quali accuse in Cassazione, mi ricordo il caso Mori, mi ricordo il caso Calogero Mannino. Prendendo la storia di quegli individui si capisce che gli infami che li insultano presumono di essere il bene e quindi di potere, senza la certezza della colpa, indicare i responsabili di azioni mafiose. Ma quando quelle azioni non ci sono, quando l'accusa esonda e supera, abbiamo sbagliato quella di qua, mettiamo di qua, mi sono dimenticato di dire, sì, avanti, quando l'accusa è basata su presunzioni, su sospetti e non tiene conto della realtà dei fatti, si creano dei mostri. Ma i mostri non sono quei mafiosi che poi risulteranno innocenti, sono quelli che li accusano, coperti dalla ambizione e dall'aspirazione e dalla convinzione di essere puri, buoni,
bravi, belli, innocenti, e quindi di poter dare del mafioso agli altri. Quando si tira fuori, nel caso di Berlusconi, il caso Mangano, per esempio, si tira fuori una vicenda che ha una caratteristica singolare. Negli anni 70 era un siciliano che era stato chiamato e di cui nessuno aveva neanche il sospetto che potesse essere mafioso. Lo è diventato, è stato processato, lo era, benissimo. Ma vi racconto un aneddoto. Con Berlusconi a quell'epoca era sposata Veronica Lario. Veronica Lario è arrivata nella vita di Berlusconi nell'80-81. Ora, bisognerebbe capire com'è possibile che un signore che si chiama Busi, che naturalmente è uno scrittore, che sta dalla parte del bene, che è contro la mafia, possa aver rimproverato a Veronica Lario di non aver cacciato lei, non Berlusconi, che l'aveva assunto, il mafioso, il Mangano, che lei avrebbe dovuto riconoscere come tale. Avrebbe dovuto quindi anticipare i processi e cacciare uno che era stato assunto da Berlusconi nel 74 e nel 75, quando lei non c'era. Lei è arrivata nell'80, quindi anche se avesse avuto la capacità di preveggenza, fosse stata il migliore dei magistrati, non avrebbe potuto praticamente cacciare nessuno perché non era la padrona di casa. Ecco, questa è la logica dei massimalisti che stanno dalla parte del bene. Quando dicono mafioso qualcuno, non è perché hanno la certezza del suo essere mafioso, ma perché hanno la certezza del loro non esserlo, e quindi pensano che chiunque sia sfiorato da un sospetto o da un'inchiesta sbagliata, patendo anni e anni di processi, patendo anni e anni di umiliazioni, patendo anni e anni di sospetti, quello sia colpevole a priori, solo perché è sospettato. Allora pensiamo a quante vittime sono state fatte in nome di teoremi, di idee, di posizioni, di buoni a priori, i quali fanno poca fatica a chiamare qualcuno mafioso, non si occupano dell'individuo che può essere vittima, non si occupano della persona che può soffrire un'accusa ingiusta. L'accusa è sufficiente a farli diventare colpevoli di reati che non sono chiariti. Questo va tenuto in considerazione. E per quello che riguarda Berlusconi, le accuse per mafia che nascono nel 94 hanno una caratteristica assolutamente indiscutibile, che sono osservazioni e indagini e ipotesi legate non al fatto che fosse mafioso, ma al fatto che avesse scelto di fare un partito, di fare politica. Quindi diventa mafioso non perché ha avuto rapporti con i mafiosi, e neanche perché quei mafiosi appunto fossero tali quando non lo erano, quando nessuno sapeva che lo fossero, ma perché ha fatto un partito. L'essere mafioso è rafforzato dall'azione politica, da parte di quelli che sono buoni, giusti, stanno dalla parte giusta, non possono sbagliare, nascono innocenti. Vorrei che fossero processati per qualcosa che non hanno fatto per 15, 20, 30 anni, e vorrei vedere come aspetterebbero che qualcuno comprendesse le loro ragioni. È proprio dalla parte dell'individuo non colpevole, dalla parte dell'individuo chiamato colpevole senza esserlo, da parte dell'individuo diffamato con un'accusa sbagliata, che si capisce cosa deve essere la giustizia. Deve essere rispetto della persona, altrimenti non è giustizia, è violenza.